Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di ProFarming stagione 7. Allora ragazzi, vedete qua davanti il nostro mezzo, il mezzo più potente della farm, signori, il Case Quadtrac 620, capace di sfornare quasi 700 cavalli, tanta roba, l'abbiamo visto anche nella scorsa puntata, sotto all'erpice, e in sfondo si vede, dietro all'erpice si vede la pala eolica che continua a girare, tac, tac, a manetta, anzi a mazzetta ancora di più a mazzetta, e sta facendo un po' di soldini. Io ho lavorato parecchio off camera dalla scorsa puntata, ci eravamo lasciati, abbiamo detto boh ragazzi, qua la situazione è un po' critica, cioè siamo messi bene, mezzi, tutti i mezzi migliori del gioco ce li abbiamo, abbiamo fatto un po' di tutto, campi ne abbiamo, però il nostro obiettivo è comprarli tutti i campi. E per comprare tutti i campi ce ne vuole, ce ne vogliono di soldi. E quindi ragazzi, io sono andato un po' avanti off camera e penso che l'avrete già notato. Se guardate bene, questi campi sono cambiati un po' dalla scorsa puntata, nel senso che qui il mais era appena seminato, forse non si vedeva ancora, non mi ricordo, e qui c'era la colza. E invece, signori, come vedete, la colza non c'è più, la colza se n'è andata e non ritorna più, e perché io l'ho trebbiata, poi ho liquamato, ho erpicato, ho seminato e via dicendo, e adesso ci sono i girasoli, signori. E in più, qua, come vedete, ho comprato già un altro campo, cioè in realtà non lo potete vedere, ma qua c'era il puntino, anzi ve lo faccio vedere dalla mappa, dov'è? Qui, ok. Campo 4 è nostro, l'ho comprato solo perché era qua vicino, avevo i mezzi vicino, ho detto ma sì, dai, lo compro. E ci eravamo lasciati nella scorsa puntata che avevamo finito di trebbiare il campo 20, eccolo qua, come vedete anche qua, seminato a girasoli, perché li abbiamo venduti un po' di puntate fa e quindi io ho scommesso un po' sul prezzo, ho detto dopo un po' che non li vendo in teoria dovrebbe risalire il prezzo, quindi. E poi qua, vabbè, seminato, robe, ho fatto un sacco di cose off camera. Forse, vediamo un po' qua come siamo messi. No, non è ancora pronto, ok, niente. E però, come vedete, in alto a destra, signore e signori, abbiamo superato di nuovo il milione. Voi starete dicendo, ma Agro, tu citti, cioè non è possibile. Una volta per fare il milione ci andava il biogas, dovevi fare il trinciato in mezzo al mondo, tutti i campi della mappa, e poi se ti andava bene tiravi fuori un milione. È vero, una volta era così, ma adesso abbiamo robe, cioè possiamo permetterci robe come queste pale eoliche. Abbiamo tre trattori sopra i 500 cavalli. Diciamo che possiamo permettercelo, possiamo fare soldi molto velocemente. Io sono andato a vendere tutte le scorte di cereali che avevamo. E anche la lana, e anche... no, i maiali no, però cos'altro che ho venduto? Ah, ho venduto anche per esempio il letame, perché ho detto, boh, tanto no, ne avevamo 800.000 litri dalle vacche e ne ho venduti 700.000 o qualcosa del genere, in modo da lasciarne solo più 100.000 nel caso ci servissero, quindi ho utilizzato i nastri. E poi cos'è che altro che ho fatto? Ho fatto comunque un bel po' di cose, tra l'altro è uscito un... acuto pazzesco, ma vabbè, ho fatto un bel po' di cose, ho fatto un bel po' di cose off camera. Qua tra l'altro c'è l'eligiuno che va a pulire, e quindi siamo arrivati a 1.100.000. Quindi ragazzi, direi che come prima cosa di questa penultima puntata, lo possiamo dire, questa sarà la penultima puntata di ProFarming stagione 7, stavo per dire 6 ma mi stavo per sbagliarmi, ragazzi, andremo a comprare già un po' di campetti. E per un po' intendo la maggior parte. Adesso insieme compreremo a mazzetta un campo dietro l'altro, poi faremo, ce li godremo un pelo, giusto un cicinin, e io off camera comprerò quelli piccolini che non compriamo adesso, perché ho raggiunto questi soldi perché ci aiutano a comprare i campi più importanti, più interessanti. Allora, il primo, ragazzi, è il campo più grosso che ci rimaneva, che è il campo 1. Campo 1 è quello che costa di più e infatti ci costa 367.000 euro. In realtà erano di più una volta, era tipo 398.000, ma come vedete ho fatto un po' di missioni con questo tizio che... wow,
con questo tizio qua, strano. Ok, 5 ettari e 15, quindi lo compriamo. Tac, signori, abbiamo il campo 1. E ora si restringe il cerchio, eh. Ci sarebbero il 2 e il 3 di là, che sono abbastanza grossi, ma noi li saltiamo. Il 10 e il 6 sono piccoli, l'11 possiamo ancora dire che è piccolo, il 17 idem, sto guardando in basso a sinistra nella mappa, il 17 è piccolo, il 21 è piccolo, il campo grandicello che troviamo qui, che dicevamo di comprare, di voler comprare, già da quando praticamente ci siamo trasferiti qua dalle vacche, no? Ci siamo trasferiti dalle vacche e abbiamo comprato questo campo qua, se non sbaglio, e poi abbiamo detto, ah sì, però dobbiamo comprare assolutamente anche questo, e poi alla fine abbiamo comprato l'altro, laggiù. E questo alla fine è rimasto fino alla fine non comprato, anche se è un bel campo. A dire la verità, penso sia uno dei campi migliori, perché come vedete di qua ha un sacco di spazio per le manovre, è regolare, è bello rettangolare, di qua c'è forse questo masso che dava un po' di fastidio, ma nulla di che. Quindi, boh, se doveste ricominciare una carriera, anzi, se lo dovessi fare io, lo comprerei, è uno dei primi campi che comprerei. Comunque, andiamo qui, signori, e compriamo anche questo. Avevo fatto già il massimo delle missioni, non sono andato oltre. Questo lo compriamo per 195.000 euro, perché sono 3 ettari. Ok, comprato anche questo, signori, e siamo solo più a 587.000, signori. Poi, continuando sulla mappa, ci sarebbe il campo 22, ma quello non lo compreremo oggi, penso. Ci sono tutti questi campi qua in fondo che fanno gola, perché qua si può fare veramente un bel distretto. Cioè, abbiamo il campo 28 di qui, ok. Cioè, 28, ok. Bello, bello grosso, rettangolare. 29, un po' più brutto, dovrebbero farlo pagare di meno perché c'è sta parte qua che è L, che non è che sia proprio il massimo, potevano dividerlo in due campi. E poi abbiamo ancora il campo 27? No, 30. Vabbè, giusto, se era 28-29, questo è il 30. E poi abbiamo ancora il campo 30. Quindi, signori, signore e signori, anzi no, è di qua, andiamo a comprare anche il campo 30, signori. Ecco qua, questo campo è grandicello, 222.000 euro. Not bad, not bad, lo compriamo. Peru è anche fecto. E poi, signori, andiamo a comprare anche questo campo qui. Compra. Come vedete, rimaniamo solo più con 50.000 euro, ma... cioè, adesso possiamo dire di avere un sacco di campi. Cioè, per quasi tutti, dai. Cos'è che mancano? Che sono un po' più dispendiosi di soldi, ci sono il 22, l'11 e il 3. Forse il 2. Gli altri sono davvero piccoli, costano poco. Per esempio, vi faccio vedere il campo 10. Lo faccio vedere insieme. Poi giuro che andiamo sui mezzi, state tranquilli, Giurin, giurello. Andiamo di qui, no, sì, il 10 mi pare che fosse da ste parti, che un po', 17 questo, dov'è il 10, era di qui, ecco qua, guardate, tipo un campo come questo, il 10, dov'è, ok, 48.000, potremmo comprarlo già adesso, ma non lo comprerò adesso, tra l'altro questo sembra un alieno, secondo me... Sono arrivati gli alieni in farming qualche anno fa e poi... sono le cose che succedono, ragazzi. Ibridi. Ok, detto ciò, dopo ste cacatine qua, andiamo, ragazzi, a risolvere un piccolo problema che avevamo. Cioè, avendo comprato un sacco di capi di bestiame, vi ricordo che ne abbiamo più di 500. Ne abbiamo... ne abbiamo più di 300, ne abbiamo 444. Ci consumano un sacco le risorse. Ora, voi vedete che qua l'erba è ben messa, ma solo perché io... Ah, ecco, un'altra cosa che ho fatto off camera è stata andare a svuotare tutte le riserve di erba. E vabbè. Ah, e ho anche riempito d'acqua tutte le mangiatoie, ma vabbè, quelle sono cose che, diciamo, di ordinaria routine. Perfetto, quindi una delle cose che ci mancano, come vedete c'è ancora un po' di fieno qua, ma ci manca la paglia. Ci manca la paglia per la lettiera, ci manca la paglia per fare la razione mista, ci manca la paglia. Quindi io direi di approfittare del nuovo campo per andare a fare un po' di paglia. Prima di tutto dobbiamo trovarci una trebbiozza. La domanda è, dove sarà la trebbiozza? Ah, qua abbiamo la che... Qua abbiamo la New Holland, perfetto. Vorrei prendere la case perché non l'abbiamo vista tanto.
Ma mi dispiace ragazzi, va lentissima e ci metterei 30 anni ad arrivare al campo. Tra l'altro guardate qua, visto che abbiamo sempre più mezzi, non so neanche più dove parcheggiarli, ho iniziato a mettere i carrelli con le testate di qua. Spero che vi piaccia come idea. Ups. Dov'è? Qua, tac. Ok. Tra l'altro questi video ragazzi li sto preregistrando tanto in anticipo, parecchio in anticipo, contate che per me sono i primi di marzo e questo video probabilmente uscirà verso quasi metà marzo e quindi niente, cioè, volevo solo farvelo sapere appunto, tutto qui. So che alcuni di voi vorrebbero notizie per quanto riguarda la fiera della meccanizzazione agricola di Savigliano, ma non vi so ancora dire nulla di certo, perché andrò di sicuro una mattina, ma non so ancora di che giorno, non so se è giovedì o venerdì, o giovedì o venerdì mattina probabilmente andrò alla fiera, e poi non so se farci ancora un salto nel weekend, che voi direte perché? Perché è una fiera dove, diciamo, gioco in casa, cioè io sono vicino a casa, e quindi so che ci sono alcuni di voi che mi vogliono incontrare, un po' come è stato anche a Fiera Agricola, e per me è comodo, cioè a Fiera Agricola mi sono dovuto prendere un treno, ho dovuto farmi un sacco di ore di viaggio, e quindi bei casini. Lì invece prendo la macchina, io ho 20 minuti, 30 minuti e sono in fiera, quindi non è molto meno problematico per me. Quindi, in teoria questo video uscirà di... quando è che uscirà? Uscirà di domenica, probabilmente, lo metterò di domenica, domenica 11, se non erro. Aspettatevi molto probabilmente un video info, cioè nell'episodio di martedì, quindi ci sarà Pro Farming di nuovo martedì, chiuderemo la serie, molto probabilmente sì, o ci sarà un altro video, non lo so, o magari su martedì vi farò solo un video info, comunque aspettatevi un video dove vi informo a proposito. Poi se continuate a seguire tutti i video del canale sappiate che ve lo dirò. E in alternativa comunque seguite anche il mio account Instagram, dove di solito pubblico le cose del tipo nelle storie, via dicendo. Vi avviso, cioè state tranquilli che queste cose le faccio più che altro per voi, non tanto per me, perché appunto essendo appena ritornato da Fiera Agricola qualche settimana fa, non è che mi cambia la vita a tornare di nuovo a vedere gli stessi modelli, gli stessi trattori, quindi diciamo che lo faccio più per voi. Ok, detto ciò, dopo tutta sta cosa smarmellata, vi annuncio già che questo, anche perché ho poco tempo per registrarlo, ma vi annuncio già che questo video sarà un po' più parlato e meno tagli rispetto alla scorsa puntata, ai video di Cattle and Crops che stanno uscendo ultimamente. Tra l'altro penso che questo video ruberà posto a Cattle and Crops, perché io ero lì che, ragazzi... Ah, tra l'altro aspettate che devo controllare se fa l'andana oppure no. Ora la fa. Stavo dicendo, io ero lì l'altro giorno che ci pensavo, ho detto, boh, dai, sembra che io ci riesca a mantenere il ritmo dei 3 video alla settimana, che è tosta, fidatevi, perché io posso registrarli solo sabato e domenica, perché questo semestre all'università praticamente arrivo a casa il venerdì sera dopo l'ora di cena, quindi capite che è tosta, non posso neanche registrare il venerdì sera praticamente, e quindi boh, ho detto vabbè, proviamoci, vediamo se riusciamo a fare questi 3 video alla settimana. Poi però mi sono accorto che facendo 3 video alla settimana comunque Pro Farming andava in lungo, quindi ho detto boh, deve andarci una mossa, anche magari più di un episodio di Pro Farming alla settimana, e quindi penso che questo sarà quello che vedrete. Come ho già detto in vecchi video, siamo ancora qui che aspettiamo la lettera italica. Ora, io sto registrando questo episodio in anticipo, quindi può essere che magari quando uscirà la lettera italica sarà finita. E devo confessarvi che veramente ho tanta voglia di giocarci, perché mi sto divertendo su Pro Farming. Mentre una volta era difficile chiudere le stagioni, perché su Pro Farming, sai, sapete, ho questi obiettivi grossi, tipo comprare tutte le... i campi e via dicendo, e quindi era un po' brutto, no?
dovevo mettermi lì, lavorare un sacco off camera. Adesso invece mi sto divertendo, è bello, mi rilassa. E non vedo l'ora di iniziare a inserire le mod, iniziare a giocare con la more realistic, iniziare a giocare con la season, sulla Deterra Italica. Cioè, praticamente io non ho mai usato mod su Farming Simulator 17, perché ho fatto la maggior parte delle ore su farming, le ho fatte su questo salvataggio dove non abbiamo aggiunto sicuramente nessun trattore moddato, E quindi tanta roba, tanta roba. Bene, dopo questa chiacchieratina io direi che possiamo mettere in automatico questo e andiamo a vedere se abbiamo... Sì, perfetto, ce l'abbiamo qua. Abbiamo il Doyle's Far Warrior. Warrior, non Warrior, ma Warrior. Ok, andiamo ad attaccare l'imballatrice. Ok, tanto laggiù ho visto che ci abbiamo già il case con il Drakkar, quindi siamo tranquilli. Ok, e andiamo ad imballare. Ok, perfetto. Così, ragazzi, io probabilmente off camera, non lo so se le raccogliamo già in questa puntata, comunque off camera vedrò di muovermi. Di muovermi per portare le balle sotto la tettoia. Anzi, più che altro come prima cosa. Anzi, sapete che vi dico? Mi sono appena ricordato di una cosa. Vabbè, vado giù e la poso. Prima di imballare, direi di raccogliere con il Leli, perché con il Leli possiamo scaricare direttamente nella mangiatoia la paglia che serve per fare la lettiera, e tanto ce ne servono un sacco di litri, quindi direi che prima facciamo così. Ci va di culetto, per non dire altro, che ragazzi abbiamo la possibilità di andare veloci con questo trattore. Non è veloce come il Fast Track, non è veloce come il camion, come il man, il che uomo, come direbbe Giuliano, però comunque va abbastanza veloce. Qui siamo attaccati, quindi anche se questo errorino non ci è costato troppo. Allora, freniamo un sacco. Voilà. Tra l'altro, l'ho postato su Instagram, ragazzi, ho avuto qualche piccolo problema con la partnership con YouTube, cioè con la monetizzazione, cioè il fatto che voi vedete le pubblicità e queste mi aiutano, diciamo che a me arrivano un po' di soldi che vengono... Che mi servono per pagare le spese del canale, tutto qui, e per investire in nuova attrezzatura, per appunto, che ne so, devo andare alla fiera agricola di Verona, ci posso pagare il biglietto o via dicendo. Sapete benissimo tutte le spese che ci vanno per il canale, ve le racconto sempre, praticamente ve ne parlo sempre. E ho avuto un piccolo problema, al momento non si sa ancora bene in base a, cioè, per cosa, a cosa è stato dovuto, a cosa è dovuto, quindi mi hanno momentaneamente scollegato dal mio network, che quindi sono questa azienda che mi fa un po' da manager, no? Perché una volta, quando ho iniziato io su YouTube, eri obbligato ad avere un'azienda che ti faceva da tramite, diciamo che eri un po' come se ti facessero un provino, no? E dovevi dimostrare di fare video di una certa qualità, dovevi dimostrare di fare video con certi risultati e via dicendo, e loro ti dicevano: ok, allora noi ti prendiamo in squadra con noi e ti diamo la possibilità di mettere la pubblicità. Adesso è una cosa invece un po' diversa, adesso puoi fare anche tutto liberamente. Comunque io ero ancora con questo sistema vecchio e mi hanno, senza avvisarmi, mi hanno lasciato a piedi, signori, non mi hanno detto nulla. Io sono arrivato un pomeriggio, apro YouTube e boom, il tuo canale non ha più la monetizzazione, bla bla bla, dopo 4 passa anni, e quindi può essere che in questi giorni non abbiate visto un po' di pubblicità. E so che alcuni di voi gioiscono, cioè è normale, se non vedi tanta pubblicità, e forse per alcuni di voi è una cosa bella, per me non tanto, perché già non guadagno niente con YouTube e ancora perdermi dei giorni di monetizzazione. Comunque, momentaneamente volevo solo farvi sapere che ho risolto la cosa, anzi forse anche a mio vantaggio, sono riuscito a modificare 2 o 3 cosette. E fatemi sapere se magari volete vedere, cioè volete saperne di più, magari ci faccio un video piccolino, via dicendo. Ok, tra l'altro ho un bel po' di video da fare effettivamente, perché c'è, quando finiremo con farming, prima di iniziare Italian Farm, devo fare il tutorial sulla Cheat Engine per mandare veloce il gioco, poi devo fare il tutorial sulla shader per migliorare la grafica, e quindi un sacco di cose. Probabilmente dovrò anche rifare il tutorial per
il salvataggio, perché lascerò il salvataggio in descrizione in download nell'ultima puntata di ProFarming, quindi ok, e quindi adesso vedremo, dovrò fare anche probabilmente il tutorial di quello, quindi ho un bel po' di video da fare, quindi forse è meglio che non vi chiedo se volete vedere video in particolare o cose del genere. Va bene, andiamo verso la magnadoia, andiamo a scaricare la paglia. Mi pare che ne volessero davvero tanti litri, quindi non dovrebbe essere un problema anche se scarichiamo tutto questo carico qua. Mal che vada, glielo lasciamo su. Anzi no, dobbiamo portarlo dai suini. Oh già. Allora, io quasi quasi... però... vediamo. C'avevo in mente di provare a vedere se riusciamo ad usare questo. Però ho paura che non abbia abbastanza cavalli. Sarebbe tanto bello poter utilizzare il JCB. Ma, mi sa che non ha tanti cavalli. Quindi poi alla fine rischiamo che andiamo ancora più lenti. Ok, vediamo un po'. Tac. Allora, lui lì è scaricato. Vediamo quanto... Ah no, qua ce ne vogliono ancora di carichi. Mi sa che, ragazzi, non basta quella paglia che stiamo facendo, ma va giusto, cade a fagiolo, perché avendo comprato tutti questi nuovi campi, c'ho della roba, o dei campi, no, ciò non si dice, ho dei campi seminati a orzo, frumento e via dicendo, quindi non dovrebbe essere un problema. È solo tutto lavoro gratis per me da fare off camera, ma me la vedrò io. Tanto appunto... Dovrò raccogliere tutti questi campi. Ah, ecco, vi faccio vedere un attimo nel quadro delle finanze come ho fatto questo milioncino. Perché so che è una cosa che stiamo iniziando a fare di recente, che mi avete detto che vi piace un sacco. Cioè, vedere, cioè nei commenti mi avete detto che vi piace un sacco vedere le finanze anche nelle live. Tipo, Agro, dai, facci vedere le finanze, facci vedere com'è che hai guadagnato. Allora, mi pare che, se non sbaglio, noi eravamo rimasti a sabato. Sì, no, sì, sabato voi non l'avevate visto come entrate, se non sbaglio. Praticamente, come vedete, vabbè, ci sono delle uscite per i nuovi campi, sono 200.000 di qua e 1.000.000 di là. Guardate quanto ci costano i mezzi ogni giorno, 23.000 euro, tanta roba davvero, però è giusto che sia così con un parco macchine così grosso. Animali anche ci costa un sacco, però... Entrata e tenuta, 41.000. Perché 41.000? Perché, ragazzi, abbiamo... ho riattivato le serre. Un'altra delle cose che ho fatto off camera è riattivare le serre, che avevano finito letame, acqua, e le ho riattivate. Quindi ci sono un po' di soldi delle serre, ci sono un po' di soldi dei pannelli solari e soprattutto molti soldi fatti dalla paleolica, che, come vi faccio vedere, cioè come potete vedere, vanno a coprire... non proprio la somma dei costi dei mezzi più i costi degli animali, però si avvicinano, quindi è un grandissimo aiuto. La lana, appunto, come avete visto, 200.000, idem per il latte, e poi un milioncino da entrate da raccolto. Questi 25.000 sono quelli fatti con il letame, quindi con il letame 700.000 litri ho guadagnato 25.000. Pensavo di guadagnarne di più, ma non avevo tenuto conto del fatto che sono un sacco di litri, e quindi ogni volta che scarichi ti scende il prezzo, e facendo molti scarichi quindi ti scende molto velocemente il prezzo. È uno degli svantaggi di lavorare con materie che hanno il prezzo basso su farming. E ho fatto un po' di missioni, come vedete, ma poca roba, 60.000. Ok, andiamo in campo, va. Tra l'altro ho letto che è pieno, non so se utilizzare il camion o se utilizzare il magnum, ma direi che possiamo anche usare il magnum, quasi. Un po' sporco questo JCB, un po' tanto sporco. E vabbè, allora giriamo, ok, perfetto, voilà. E la prossima puntata non aspettate, cioè non voglio ancora spoilerarvi nulla, ma sarà una puntata speciale, perché è un finale, quindi non penso che faremo nessuna lavorazione, nada de nada, ups, perché sarà una puntata speciale. Non ho idea di questa quale puntata sia, mi sa che questa è la 127
e quindi finiremo con la 128. 128 è un bel numero. 128 è un bel numero. Wow. Ok. Scendiamo e saliamo su questo e andiamo a scaricare un altro grande mezzo che è arrivato alla fine della stagione, ma che ci è piaciuto un sacco. Ok, dobbiamo andare a pestare il l'orzo o il frumento. Cosa abbiamo di qua? Adesso vediamo quando andiamo sotto. Ops. Abbiamo orzo. Ok. Va bene. Allora, adesso... no, però non lo posso lasciare qua perché sennò poi lei riparte e faccio casini. Va bene. Nel mentre che lei scarica... mi sa che andrò di qua. Come vedete, ragazzi, al momento fare le live non è possibile. Non mi è possibile. Ma, non escludo il fatto che magari qualche settimana al posto del video della domenica... Perché vi ricordo che i video... Adesso cercherò di farlo uscire martedì, venerdì e domenica. Magari al posto del video della domenica, magari ogni tanto potremo fare una live, non lo so. Dipende tutto dal mio carico all'università e dal tempo libero che ho, perché è proprio tanto, anzi troppo, risicato. Chi non risica, non rosica, però in questo caso è un casino gestire il tutto, lol. Ok. Direi che andiamo fino, cioè vediamo se riusciamo a raggiungere più o meno l'altezza del Magnum, scendere e assaggiare il gelato. No, era brutta sta battuta, l'ho copiata da Pluff. Per chi non l'avesse visto, se andate nella scheda community, ragazzi, andate nei vecchi post, trovate il video di Plus, condiviso, il poop di Plus. Per chi non sapesse, Plus è un iscritto al canale come voi, che fa i poop, che sono videomontaggi, diciamo, divertenti, dove taglia le parti più belle dei video, le rimonta un po', fare cose, diciamo, un po' più comiche, ed è già arrivato al suo terzo poop, suo per moderni. E quindi niente, vi consiglio di andarlo a vedere, anche perché è bello quest'ultimo poop, è molto bello come anche gli altri, ma forse è uno di quelli che preferisco. Ops, alziamo. Voilà, giriamo. Non è che devo descrivere tutto a crudermi. Alziamo, giriamo, abbassiamo, manteniamo la traiettoria, puntiamo. Dicendo tipo Giuliano che imita i Bergamaschi. Allora. Perfetto, quindi lassù abbiamo scaricato prima, cos'è che sono 40.000 litri giù di lì, ed eravamo un terzo, quindi mi sa che veramente la paglia non ci basta, ma proprio per niente. Ah, tra l'altro, piccola news, ho finito tutto di gessato che avevamo. Vi ricordate che la cisterna era piena? L'ho finito. E infatti questa cosa si vede anche dall'impostazione della dalla visualizzazione della fertilizzazione. Vedete qua? Qua c'era il course play, è arrivato qui, ha finito il digestato e non ce n'era più. E non gli ho detto di andare a prendere da suini o da altri, in altri punti. Ho detto, boh, basta. Finisce così l'era del digestato. Abbiamo proprio consumato tutto. Vabbè, ma tanto se utilizzerete poi il salvataggio voi, lo scaricherete. Oh, senti qua. E lo scaricherete, farete voi il trinciato e via dicendo. Alcuni di voi mi hanno proposto di fare trinciato con Giuliano e Gaspo e via dicendo, mi sarebbe piaciuto, ragazzi, ma come vi ho già detto, purtroppo non era previsto che andassimo così lunghi con Profarming. Io subito pensavo di finirla a novembre, poi siamo finiti a dicembre, poi ho detto vabbè, con gennaio, ok? E invece no, e poi ho detto vabbè, febbraio di sicuro sono a casa, invece neanche, la finiamo a marzo. Quindi, wow, questa stagione... vabbè, moderni. Questa stagione di Profarming è durata, se non sbaglio, iniziata a dicembre dell'anno scorso. Quindi sono 1, 2, 3. Ok, sono 15 mesi in teoria. 15 mesi per una stagione, penso sia il mio record. Ok. E va ad aumentare i grandissimi record che ha già questa serie, perché ve lo ricordo che ogni tanto io me la canto e me la suono da solo, ragazzi. Ma è un orgoglio per me il fatto che Profarming sia la stagione su Farming Simulator con più episodi di tutta YouTube Italia. Perché se andate a contarli, potete farlo, mi pare che abbiamo superato i 400 episodi. Perché appunto è la settima stagione. All'inizio ne facevo pochi, però la 5, la stagione 4 ha avuto 50 episodi o qualcosa del genere.
la 5 ne ha avuti 100 e già siamo a 150. Poi mi pare altri 50-60 più o meno la sesta stagione, quindi arrotondiamo, siamo a 200. E poi la settima ne ha altri 100 e quindi siamo a 300, ma mancano ancora la terza, che penso che ne abbia avuti anche lì una quarantina, e mancano la seconda, che mi pare che ne avesse una ventina, trentina, e poi vabbè, no, la prima possiamo anche evitare di contarla, che ne aveva, cos'è, tipo 4-5. È stata molto molto corta, molto molto corta. Vabbè. Comunque, appunto, io ogni tanto me la suono e me la canto da solo, però è bello ricordarvi di tutti questi traguardi, perché se non mi seguiste, se non metteste mi piace, probabilmente non continuerei su YouTube e probabilmente non avrei mai raggiunto questi risultati. Che tra l'altro, adesso vi faccio vedere un'altra cosa molto molto importante, ragazzi. Statistiche. Tempo di gioco. Abbiamo superato, ragazzi, le 500 ore su questo salvataggio. Tanta tanta roba. E come direbbe Giuliano, adesso è diventata una cosa che metti nel computer e... e roba del genere. Va bene, ragazzi, direi che 30 minuti di episodio, anzi passati, possono bastare. Vi ringrazio tantissimo per la visione. So che non abbiamo fatto chissà cosa, abbiamo chiacchierato. Avevo voglia di chiacchierare oggi, sarò sincero. Ho appena finito di montare il video che voi in teoria avete già visto, dello sgombero neve con il Fender 313, quindi ho passato il pomeriggio a montare video, ero un po' stanchino, però ho detto devo assolutamente registrare, altrimenti sono fregato. Allora ho detto facciamo un episodio sciallo dove compriamo la maggior parte dei campi più grossi della mappa, la maggior parte, poi gli altri li comprerò off camera, chiacchieriamo un po', e questa è la giornata, eh? Va bene, vi ringrazio ancora tantissimo per la visione, come al solito lasciate un bel like se non vedete l'ora di vedere il finale di stagione, e state tranquilli, è brutto. Sono brutti i finali di stagione, ma vi ricordo che è un finale di stagione, non di serie. E vi ricordo che questo è un canale, non è un... cioè, un canale a tutto tondo, non è un canale che porta solo ProFarming, quindi non rimarrete delusi, ve lo prometto, delle serie che sostituiranno ProFarming in futuro. Niente, da Cromodarni è tutto, ciao a tutti ragazzi.